Misericordias Domini in eternum cantabo. Misericordias Domini in eternum cantabo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Dio del Padre, Tu che toli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che toli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello Spirito, e come oggi sia lieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Dagli Atti degli Apostoli, nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua. E anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi ha fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra voi, ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di fare sedere sul trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso
come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: mostraci, Signore, il sentiero della vita. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra. Non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore Gesù, facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.
disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. La storia di questi discepoli si ripete nella vita di ciascuno di noi. Dopo la passione del Signore possiamo capire quanto questi discepoli erano scoraggiati, quanto erano delusi, afflitti e tristi. Ma il nostro Signore non ci lascerà mai in questo atteggiamento, noi che siamo Suoi figli. Infatti Lui accompagna tutte le situazioni della nostra vita, ma non sempre i nostri occhi sono capaci di riconoscere questa presenza del nostro Signore. E se permane dentro di noi lo scoraggiamento, la tristezza, l'angoscia, depressione, vuol dire che veramente noi ignoriamo l'amore, la presenza e la misericordia del Signore. E se cerchiamo la consolazione e l'aiuto in questo nostro mondo, non lo troveremo mai. Noi possiamo essere accarezzati, baciati, ma questo saranno i momenti brevi e passeranno. Ma l'incontro con il Signore non potrà mai passare. Domenica scorsa abbiamo celebrato la festa della Divina Misericordia. E in questa settimana quante testimonianze io ho ricevuto in questo tempio dalla gente, dalle famiglie e dai giovani, i quali mi hanno detto che hanno cercato qualcosa di più profondo in questa festa della misericordia e l'hanno trovato, perché il Signore si fa trovare, e hanno cambiato la vita. Dio è vicino. Dio si fa carico delle nostre debolezze e porta a Lui il peso delle nostre tristezze. E ogni volta che sperimentiamo la paternità di Dio, è Lui che si fa compagno di viaggio nei percorsi della nostra esistenza. Dio conosce la storia di ciascuno di noi.
conosce le nostre grandezze ma anche debolezze, e Lui è capace di rallentare i Suoi passi al ritmo dei nostri passi. Ecco di che cosa è capace Dio. Come un genitore che cammina col figlio e adatta il suo passo a quello instabile, precario e incerto del figlio. Così Dio fa con noi in ogni situazione, perché come misericordia desidera donarci la sua compagnia. Sono passati 17 anni esattamente, 30 aprile 2000, quando Giovanni Paolo II ha dato al mondo Santa Faustina Kowalska. 17 anni, è santa. E il suo messaggio di misericordia ha fatto giro dell'umanità intera, è diventato messaggio centrale nella predicazione della Chiesa, e questo messaggio è penetrato nella pastorale quasi, non di tutte ancora, quasi della maggior parte delle diocesi del mondo intero. Del mondo intero. L'anno santo di misericordia indubbiamente ha contribuito a questo. E messaggio che ci ha lasciato Suor Faustina è proprio quello, che quella situazione del Vangelo di questa domenica pasquale, che Dio è vicino. Faustina Kowalska nel suo diario dice: io sono certa e consapevole della sua quotidiana compagnia accanto a me. Con lui vado al lavoro, con lui vado a riposarmi, con lui vado a ricreazione, tutto con lui. Senza di lui sarei nulla, non potrei vivere, non potrei essere umano, credente, religiosa, niente, proprio niente. Resta con noi, Signore. Queste sono le parole chiavi del Vangelo di oggi, e noi le cantiamo perché c'è questo canto: resta con noi, Signore. Verifichiamoci da questo punto di vista ogni giorno. Se camminiamo nella presenza di Dio, se siamo consapevoli di questa presenza, soprattutto nei momenti di buio, nei momenti di buio. Dicono proprio attorno a Faustina: dov'era Dio quando hanno costruito campi di concentramento di Auschwitz, per esempio? Dio c'è, ma dove era l'uomo? Dobbiamo farci la domanda. Sant'Agostino, il grande convertito, diceva: Signore, tu eri dentro di me e io ero fuori. Ti ho cercato dappertutto, ma non ti ho cercato dentro, e tu eri dentro di me. Ci dobbiamo fare queste domande ogni giorno, soprattutto quando cadiamo nelle situazioni di grande peccaminosità, questo voglio dire, quando sembra che la nostra vita veramente è un pezzo dell'inferno, quando attraverso di noi ormai agisce, pensa e fa delle scelte proprio il demonio. La vicinanza di ore del giubileo della Madonna di Fatima, dell'anno santo di Fatima,
che cercheremo a tutti i costi e darò sangue e acqua, anima e corpo sacerdotale per voi, perché possiamo dal 2 maggio fare questa esperienza giubilare qui della Madonna di Fatima, che ha il suo posto stabile come a Fatima della Capellina, scolpita lì, ne parleremo durante il mese di maggio, benedetta da San Giovanni Paolo II quando è venuto qui proprio 23 aprile 1995. Questo mese maggio che sta avvicinando può essere un'ulteriore scoperta della presenza di Dio che ci affianca, ma troppo distratti siamo e passiamo e andiamo avanti nella vita come se Lui non ci fosse, oppure facciamo finta di non vederlo, facciamo finta di non conoscere il suo insegnamento, la sua parola e andiamo avanti. Ma con questo atteggiamento facciamo del male. E la Madonna Fatima, attraverso semplici bambini, che saranno canonizzati, quelli due, Giacinta e Francesco, perché Lucia ancora deve aspettare, proprio 13 maggio da Papa Francesco Fatima, questi bambini ci hanno trasmesso non tremore e paura, ma consapevolezza che una vita senza Dio, senza preghiera, porta ad autodistruzione dell'uomo. E se ci sono tanti campi di concentramento di altro stile nel mondo intero, perché l'uomo si è autodistrutto nella sua dignità e continua a compiere il male. Fatima è un messaggio mondiale e può salvare il mondo. Noi sappiamo che neanche la passione di Cristo ha potuto convertire le persone, e anche questo, di questo messaggio Faustina Kowalska si fa portavoce. A Gesù disse a lei: neanche la mia passione. Spesso noi diciamo basta questo, la parola di Dio, non basta, la leggiamo tutti i giorni e andiamo come se non ci fosse niente mai accaduto. C'è bisogno proprio di ciascuno di noi, c'è bisogno di un bambino, c'è un bisogno di un anziano, c'è un bisogno di un malato, c'è un bisogno di un handicappato, c'è un bisogno di una famiglia, ma che camminino e vivino alla presenza del nostro Signore. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Affidiamo le intenzioni dei sacerdoti concelebranti, padre Simone della diocesi di Como, parrocchia Mazzo, con un gruppo di ragazzi, e sacerdote di Bydgoszczy, Sparafianami, e poi per Giovanni, Margherita, Brunella, Alessio, Cecilia, Offerente, Davide, Famia Brugnone, intenzioni Filomena, e per defunti Cecilia, Ludovico, Nino, Giancarlo, Gabriella, Giovanni, Marcella, Claudio, Rocco, Maria, Riano. E quanti sono uniti con noi tramite la diretta. Segue l'offertorio.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie a te, Padre Santo. Nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero, uniti agli angeli santi, proclamiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila è qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro. Quando tu vorrai, non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre, con i Tuoi, fino quando io lo so, Tu ritornerai per aprirci il Regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà.
L'apertura del mese giubilare del Madonna di Fatima inizierà 2 maggio. Primo motivo, perché con Giovanni Paolo II iniziamo ogni 2 del mese. Sappiamo che qui in questa chiesa preghiamo e ci uniamo a San Giovanni Paolo II con la benedizione delle sue reliquie ogni 2 del mese. Il Papa del Totus Tuus, Papa coinvolto in modo speciale nel mistero segreto della Madonna di Fatima, quindi 2 maggio. Poi c'è un po' di gente fuori perché c'è questo ponte. Allora dal 2 maggio la sera iniziamo in modo solenne cammino giubilare della Madonna di Fatima. Cercheremo di conoscere tutte quelle apparizioni, il loro significato, quale messaggio lanciano al mondo di oggi, del terzo millennio, quale paure per il futuro e quale speranze. E c'è, Madonna ha detto tutto ai bambini. E ogni giorno ci consacreremo alla Madonna di Fatima attraverso la preghiera giubilare, proprio composta dai Vescovi di Portogallo, proprio per l'anno giubilare della Madonna di Fatima. Vi sarà dato una bella immaginetta della Madonna con proprio l'atto di consacrazione. Ogni giorno un pensiero spirituale alla vita e alla Madonna, cosa possiamo cogliere per noi da questa sua vita. E canteremo le litanie. Ci sarà nel mese di maggio, ci saranno alcuni giorni di particolare rilievo certamente, come 13 maggio, quel cuore della Madonna di Fatima, come 25 maggio attraverso la mia ordinazione sacerdotale datami da Giovanni Paolo II, ancora di più voglio coinvolgervi in questo messaggio della Madonna di Fatima, soprattutto perché la mia nascita è quello di 13 maggio, quindi sono coinvolto con la vita, la Madonna di Fatima ha segnato la storia della mia vita, e insieme con Giovanni Paolo II da soli abbiamo potuto passare un po' di tempo attorno alla Madonna di Fatima. Si aggiunge questa settimana il 5 maggio, come ogni 5 del mese, celebriamo la messa solenne, come avete visto manifesti, alla Divina Misericordia e quindi alla Madre di Misericordia, come la chiamiamo qui in questo santuario, questa Madonna. Però questo 5 del mese, pomeriggio alle 17, nella messa solenne, celebrerò il funerale del mio fratello e quindi vorrei che possiate essere coinvolti in questa celebrazione di questo giovane ragazzo, e sia nei miei confronti e nei confronti della mia madre che sta con me, perché possiamo a questo fratello che ha tante cose dato in questa chiesa possa partire in modo direi giubilare, festoso verso il paradiso. Adesso concludiamo con la preghiera. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo che hai rinnovato con i sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum magnificat, magnificat, magnificat anima mea.